Buonasera a tutti e benvenuti. Per chi non mi conosce, sono Claudio Levardi, il titolare della Piromac, ovvero una ditta di Brescia che sviluppa centraline elettroniche per accensione di spettacoli pirotecnici. Faccio questo video per fare una piccola panoramica di quello che sono i prodotti che produciamo e distribuiamo, in cui appunto sarà possibile vedere e capire, anche per chi non se ne intende di elettronica, ma comunque lavora nell'ambito della pirotecnica, quali sono le diverse possibilità che offriamo ai nostri clienti. Seguirà poi nei giorni successivi, un video sia più di spiegazione del dettaglio per quelli che sono già clienti Piromac e quindi vogliono capire meglio alcuni aspetti di come funzionano alcune impostazioni, parametri, specialmente tutte le novità che sono presenti nel nuovo aggiornamento. E un ultimo video in cui verrà spiegata anche una parte di programmazione appunto per effettuare diversi tipi di spettacoli. E nulla, detta questa introduzione, partiamo con appunto una breve spiegazione di tutti i dispositivi che mettiamo in vendita per i nostri clienti. Ogni sistema elettronico di questo genere si basa su un prodotto chiamato master, ovvero una console che sta nelle mani del pirotecnico e che gli dà la possibilità di gestire un altro tipo di componente del sistema che viene volgarmente definito modulo slave. Questi moduli slave sono quelli che fanno effettivamente l'accensione degli artifici a cui vengono collegati chiaramente gli attuatori pirotecnici. Piromac mette a disposizione due tipi di master, una master di tipo manuale e una master di tipo digitale. La master che noi chiamiamo manuale, che vi faccio vedere, si tratta di questo prodotto. È un dispositivo molto semplice perché prevede l'accensione di un massimo di 192 accensioni, tra l'altro è anche il nome del prodotto, Manual Controller 192, e vengono gestite appunto manualmente tramite questa parte della centralina che serve per selezionare quale modulo nell'area di sparo deve effettivamente fare l'accensione e i tasti che servono appunto per selezionare la linea effettiva che andrà a accendere. Questo tipo di prodotto dispone di un'uscita bus out, cioè un collegamento tramite cavo a cui andare direttamente a tutti i moduli che sono previsti nell'area di sparo, oppure ha la possibilità di essere anche provvista di un modulo radio. Modulo radio che servirà quindi per comunicare senza fili ai dispositivi che sono messi nell'area di sparo. Abbiamo chiaramente la chiave di sicurezza per abilitare i comandi di sparo, la parte di accensione di caricabatterie con la lettura dello stato della batteria e i pulsanti di attivazione e disattivazione per gestire lo standby in caso di spettacoli molto grandi, diciamo con difficoltà all'accesso ai moduli per l'accensione e lo spegnimento. Trattasi quindi, diciamo, di un modulo puramente manuale e semplice per l'accensione di spettacoli tradizionali. Abbiamo poi un altro prodotto che è quella più conosciuta come Master Digitale, Master Compact. Questo prodotto, come vedete, ha a disposizione anche un display per visualizzare quello che si sta facendo, il lavoro che si sta facendo. Ha diversi tipi di connessioni perché abbiamo, come dicevamo prima, l'uscita tramite cavo per collegare eventualmente dei moduli anche con cavo. Ha la possibilità di installare un modulo radio, qua abbiamo le connessioni per le antenne. Abbiamo una porta USB che serve per la connessione a un computer, non per effettuare effettivamente lo sparo, ma solamente per trasferire all'interno della master il programma, l'elenco di sparo, l'elenco dei tempi e gli artifici che avete predisposto che dovranno appunto essere attivati. Abbiamo come prima la parte di alimentazione, gestione batteria. Abbiamo il connettore per l'audio, ovvero il timecode, che è il dispositivo per sincronizzare tutti i prodotti che hanno a che fare con l'ambito dello spettacolo, ma vedremo nei prossimi video nel dettaglio come funziona la gestione del timecode. Il pulsante di sparo che serve per avviare sequenze o piuttosto che spettacoli manuali o automatici. E quella che sembra una rotellina che è semplicemente uno scroll, ovvero un puntatore che si muove all'interno del menu. Con questo tipo di dispositivo possiamo fare praticamente tutti i tipi di spettacoli di cui si può avere necessità.
nel senso che partiamo dal più complesso, ovvero uno spettacolo di tipo piromusicale. Con questa master è possibile sincronizzare fino a 999 moduli. I moduli possono essere, come vedremo tra un attimo, da 16 o 32, quindi fate un po' un piccolo calcolo, 999 per 32, arriviamo a un numero di canali decisamente alto. Né più né meno, tramite la sincronizzazione col timecode è possibile raggiungere numeri praticamente infiniti di accensioni. Comunque, rimanendo con i piedi per terra, diciamo, è un prodotto che serve appunto per fare spettacoli piromusicali, ma anche automatici o anche banalmente dei tradizionali. Mi interessa sottolineare questo aspetto perché molte volte mi capita di parlare con dei clienti e consigliargli qual è l'attrezzatura che secondo me potrebbe più essere inerente al loro lavoro, e tanti mi dicono: sì, ma io il piromusicale non lo faccio ancora. Benissimo, non è che siete obbligati a fare uno spettacolo piromusicale perché avete un dispositivo che vi permette di farlo. Io vi sto proponendo questo dispositivo perché ha delle determinate caratteristiche tecniche che servono per le vostre esigenze, quindi appunto spari anche tradizionali o sequenziali o comunque gestiti per tempistiche in base agli effetti che volete fare. Se poi il prodotto fa anche dei piromusicali, ben venga. Se in futuro avrete necessità di doverli fare, avrete già l'attrezzatura pronta. Questo non vi obbliga a dover iniziare a farli. Quindi Master Compact va benissimo per spettacoli tradizionali, sequenziali, automatici o chiaramente anche dei piromusicali. Bene, queste sono le due alternative. Come avete potuto intendere, ci sono delle notevoli differenze. Nel senso che tutti starete dicendo: sì, vabbè, allora compro la seconda, la prima non mi serve. Dipende da quello che dovete fare, nel senso che ho tantissimi clienti che per gestire spettacoli tradizionali, gente che fino magari a qualche anno fa accendeva ancora manualmente, è felicissima di avere in mano un prodotto, cioè la Master Manual 192, ma perché è abbastanza accenderla, scegliere che voglio accendere i miei tre punti di sparo e premendo un pulsante mi inizia lo spettacolo, senza dover impostare nulla, senza bisogno di computer, senza bisogno di nulla. Quindi sono non articoli che si escludono, sono articoli differenti in base al tipo di lavoro che dovete fare. Bene, detto questo, su come funzionano le master, ovvero il prodotto che il pirotecnico ha tra le mani durante lo spettacolo, andiamo a vedere che cosa attivano questi due tipi di master. Allora, partiamo dal prodotto che ho lanciato qualche mese fa, ovvero lo Slim 16. Probabilmente molti di voi lo conoscono nell'altra versione, ovvero quella con i morsetti rossi e neri senza il coperchio sopra, fondamentalmente è perché è il modello che era disponibile fino all'anno scorso. Le prestazioni sono leggermente migliorate, chiaramente la tecnologia utilizzata ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, quindi abbiamo dovuto ammodernarci per restare, diciamo, al passo con la tecnologia che ogni giorno avanza, ma le funzionalità sono rimaste bene o male le stesse e soprattutto sono completamente compatibili. Quindi per tutti quelli che già hanno un altro modulo o che hanno una parte di sistema con i prodotti micro 16, nessun problema, semplicemente si vanno ad aggiungere e il sistema li rileva entrambi senza limitazioni. Questo tipo di modulo, come potete vedere, ha 16 accensioni, ha un connettore di ingresso e un connettore di uscita e non ha batterie all'interno. Questo che cosa significa? Significa che per funzionare ha bisogno di essere collegato con il cavo. Ma attenzione, non fraintendete il deve essere collegato col cavo, ovvero io devo arrivare con un cavo lunghissimo fino alla Master Compact. No, vuol dire che ha bisogno di essere collegato a un altro prodotto che gli fornisca energia elettrica per il funzionamento. Quindi attenzione a non fraintendere cavo con ho bisogno di avere un cavo che arriva fino alla master. Tra un attimo poi vedremo il motivo di questa mia frase. Comunque sia, dicevo, non avendo batteria all'interno ha dei vantaggi che superano di gran lunga il fatto di dover collegare il cavo. Ovvero, partiamo dall'aspetto economico, che è quello che interessa a tutti, ha un costo molto più basso di quello che avrebbe un modulo equivalente ma con delle batterie all'interno. Non ha manutenzione, e questo per chi ha dispositivi a batteria
sa che comunque per quanto sia basso è un costo che ogni qualche anno è da sostenere, quindi non ha alcun tipo di manutenzione e soprattutto vi dà una sorta di garanzia in più perché non avendo all'interno alcun tipo di accumulatore di energia elettrica non ha diciamo la possibilità di tra virgolette sbagliare, ovvero non è possibile che vengano accesi artifici. Questo può esservi molto utile per quanto riguarda il trasporto. Adesso non voglio intraprendere una discussione su quello che si può fare, cosa dicono le normative riguardo al trasporto. Fatto sta che avere un modulo privo di batteria sicuramente è una consolazione per chiunque a sapere di avere dietro le spalle un carico completamente privo di energia elettrica. Detto questo, vi starete magari chiedendo cosa sono quelle levettine qua bianche. Queste levettine qua bianche sono dei morsetti molto duri, quindi che hanno una tenuta formidabile rispetto all'uscita del cavo. Si possono premere con un unico dito entrambi, in modo tale da con un'unica operazione inserire tutti e due i fili, ma soprattutto nello smontaggio dello spettacolo basta tenere leggermente in tensione con la mano i fili e con l'altra passare, premere tutte le linguette e in un attimo viene completamente scavolato tutto il dispositivo. Sono molto robusti, quindi non fatevi ingannare dal fatto che siano piccolini, perché come potete vedere sul fondo, una volta premuti completamente, vanno in battuta, quindi potete premerli con tutta la forza che volete, che una volta arrivati a fine corsa non riuscite comunque a romperli. Per quanto riguarda il trasporto e l'utilizzo, c'è incluso nel costo anche questo coperchio di alluminio che serve sia per una protezione meccanica sia chiaramente dalle ricadute di eventuale materiale acceso. Questo coperchio qua non serve per proteggerlo dall'acqua, ma per quale motivo? Perché il prodotto è già impermeabile di per sé. Quindi che ci sia il coperchio, che non ci sia il coperchio, non dovete assolutamente preoccuparvi per tutto quello che concerne eventuali piogge o comunque umidità che potrebbe entrare all'interno del prodotto. Se dovesse darvi fastidio il coperchio, c'è comunque la possibilità di rimuoverlo molto banalmente in modo tale da avere il dispositivo nudo e crudo. Questo per quale motivo? Perché vi starete chiedendo, come mai sono così piccoli? Sì, perché servono prevalentemente per essere applicati sulle piastre dei monogetti. Quindi prendete la vostra piastra, qualunque tipo, marca, forma sia, glielo mettete vicino. Con due fascette e un pezzo di spago si attacca e questo diventa parte integrante della piastra, in modo tale che uscite già con la piastra bella che cablata. In molti mi stanno facendo una domanda, ovvero perché il modulo è da 16? Non hai la possibilità di farlo a 32? Allora, sì, la possibilità diciamo che ci sarebbe, ma non è utile. Non è utile per quale motivo? Prima di tutto perché un modulo come questo, doppio, cioè da 32 accensioni, avrebbe un costo doppio. Quindi non mettiamola sull'aspetto economico perché altrimenti vi dico, vi conviene comprarne due rispetto a averne uno unico da 32 perché costerebbe uguale. Sì, vabbè, stiamo parlando di 15 euro di cavo differenza, immagino che non sia per nessuno di voi i 15 euro che facciano la differenza. I vantaggi che abbiamo su un modulo a 16 sono maggiori rispetto ai contro, nel senso che se avete la necessità di suddividere i moduli perché avete uno spettacolo con più postazioni o dovete fare un effetto in cui sono necessarie, dico io, sono 5 fontane o 5 fotoflash in una posizione, perché andare a mettere un modulo a 32 quando ne utilizzate solamente 5? Gli mettete quello da 16 e nella postazione in parte mettete gli altri 16. Quindi la possibilità di suddividerlo. Per quanto riguarda le piastre, ci sono in commercio moltissime piastre che sono formate da 15, archi che sono da 15. Quindi anche lì sarebbe, tra virgolette, sprecato avere un unico modulo a 32. Gli mettete quello da 16, uscita la sedicesima, o la lasciate vuota o sicuramente avrete da collegarci una candela romana che mettete esterna, un piccolo effetto o delle scatole, quindi non viene sprecato il sedicesimo canale rispetto ai 15 della piastra. Ma soprattutto per chi invece ha le piastre 32 o gli archi doppi o addirittura quadrupli, non c'è nessun problema. Basta acquistare due moduli oppure quattro, si mettono tutti uno a fianco all'altro
una bella fascetta o un giro di filo e abbiamo il nostro modulo a 32 o addirittura a 64. I cavi non esistono solamente da 10 metri, esistono anche da 30 cm, si comprano dei cavetti che fanno banalmente i ponti tra un modulo e l'altro. Quindi, per chi ha piastra 32, abbiamo risolto con l'acquisto di due moduli che costerebbero tanto uguali a comprarne uno unico a 32, con la possibilità che in tutte le situazioni in cui serve dimezzare, diciamo, il numero di accensioni perché non servono tutte concentrate, lo possiamo fare, cosa che non potremmo fare con un modulo unico da 32. Ultimo aspetto riguarda anche eventuali danni o manutenzione, perché se mi si rompe un modulo da 16, io ho 16 accensioni temporaneamente in assistenza. Se mi si rompe una parte in un modulo da 32, io ne ho il doppio di accensioni in modulo, quindi se devo scegliere tra avere in assistenza un piccolo modulo da 16 piuttosto che averne uno a 32 che mi costa il doppio, la scelta penso che è conveniente con me, che riguarda quello da 16. Quindi questo per quelli che mi stanno chiedendo la possibilità dei 32 canali, la risposta molto banalmente è questa. Ultimo aspetto molto importante di questa nuova versione del modulo da 16 è l'intercambiabilità dei pezzi che si possono danneggiare. Che cosa significa? Significa che per quanto sia robusto il modulo, impermeabile, con il coperchio di protezione, eccetera, eccetera, può comunque capitare che si danneggi. Le riparazioni ovviamente sono eseguibili anche se è impermeabile, per come è stato strutturato questo nuovo prodotto. Ma il dettaglio fondamentale è che si può cambiare tutta questa parte superiore, quindi chiamiamolo il coperchio, compreso di tutti i morsetti, a un costo molto 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 basso. Questo perché? Perché l'elettronica non è fissata qui sopra, quindi questa non è la parte delicata e costosa. L'elettronica è nella parte interna, quindi se vi si brucia un connettore, vi cade, vi si distrugge, banalmente si sostituisce questa parte e tutto il resto del modulo rimane. Stessa cosa riguardo i connettori. Connettori, per chi conosce la marca Neutri, che è una dei leader nel settore, quindi meglio di così non si può cadere. Tra l'altro i cavi che stiamo facendo recentemente sono tutti placcati oro, quindi hanno una connessione ottima. Né più né meno chi ha già questo tipo di dispositivi sa che nel giro comunque di 7, 8, 10 anni i connettori si possono ossidare. Questa non è una regola che a tutti si ossidano, dipende ovviamente da come li trattate. Potrete immaginare che ne vedo un po' di tutti i colori, da quelli che la tengono bene, perfettamente pulita in una scatola sterile, a chi la usa per fare di tutto, quindi no comment a riguardo. I connettori si possono cambiare molto facilmente, nel senso che viene staccato proprio una parte qui davanti che include i due connettori e i condensatori che servono per accumulare l'energia all'interno del modulo, e non viene toccata tutto il resto dell'elettronica e il resto dei componenti. Quindi potete immaginare anche voi che è una manutenzione molto facilmente fattibile. Detto questo, passiamo a vedere l'ultimo modulo possibile, che è quello che starete aspettando, ovvero il modulo da 32 Pyromax 7. Questo è lo slave 32 canali, che vi starete chiedendo, sì, ma mi hai appena spiegato della differenza dei 16 e 32, qui è leggermente diversa la faccenda. È leggermente diversa perché questo modulo qua non è che fa solamente le funzioni di questo slim 16 qua. Ha la possibilità, prima di tutto, di funzionare in modo autonomo. In modo autonomo vuol dire che chi non ha il resto del sistema che ho spiegato fino un attimo fa, può comunque eseguire delle accensioni. Non sto qua a darvi dettagli perché diciamo che è un discorso parallelo per chi fa solamente spettacoli più piccoli e sequenziali, perché appunto ha la possibilità di fare sequenze, programmini interni senza utilizzo di master. Ma la cosa più importante sono questi sportelli qua sul lato. Che cosa sono questi sportelli? Sono delle uscite. Uscita, uscita, uscita. Significa che io a questi tre sportelli ho la possibilità di collegare questi slim 16 di cui abbiamo parlato un attimo fa. Nello specifico posso collegarne 10 su un'uscita, 10 su un'altra uscita e 10 sulla terza uscita. Quindi ogni valigetta di queste qua da 32 accensioni
è in grado di gestire fino a 30 moduli Slim 16. Questa valigetta al suo interno ha delle batterie, che le permettono di funzionare lei autonomamente, e chiaramente le dà la possibilità di alimentare anche tutti i moduli di cui vi ho appena parlato. Gli altri due sportelli, molto banalmente, sono: uno, l'ingresso se si vuole effettuare una connessione via cavo rispetto alla master, e l'altro è il connettore di caricabatterie per chiaramente ricaricare le batterie. A monte tutto quello che riguarda i cavi, prima stavamo parlando di l'utilizzo via radio. L'utilizzo via radio si fa collegando delle antenne a questi connettori. Quindi abbiamo sull'altro lato abbiamo dei connettori, appunto, che sono identificati con la scritta ANT, in cui vanno collegate le antenne. Quindi questo modulo può funzionare o con il cavo collegato direttamente qua, se si vuole fare una connessione tipo via cavo, o può funzionare via radio collegando le apposite antenne, oppure la soluzione che viene praticamente più utilizzata da tutti i miei clienti per fare tutti i tipi di spettacolo, ovvero le antenne montate, gli Slave Slim 16 collegati via cavo, in modo tale che la connessione rispetto alla master sia fatta via radio, mentre il collegamento, tra virgolette, corto, perché stiamo parlando di cavi da 5-10 metri, nel caso delle postazioni più lontane 25 metri, ma comunque distanze fattibili e in cui non abbiamo pubblico che può dar fastidio al nostro collegamento via cavo, viene appunto collegato tramite cavo un modulo di questi e successivamente tutti gli altri. Tutti gli altri vuol dire che 10, un cavo dal Pyromax 7 al primo Slim 16, e con altri cavi ponte si fanno i collegamenti di tutti gli altri. Diciamo che questa centralina, rispetto a quella che già conoscete, che era la versione disponibile fino all'anno scorso, non ha modificato il suo funzionamento. Avrete una grafica leggermente diversa nella zona dell'interruttore. Significa cosa? Che l'interruttore è stato fisicamente rimosso e sostituito da quelli che sono dei pulsanti. Questo per quale motivo? Per il motivo che c'è la possibilità di spegnere anche questo modulo da remoto. Spegnere significa non lo stand-by è comunque rimasto, può essere attivato o disattivato per il risparmio di energia. Spegnere significa proprio che si può togliere definitivamente l'alimentazione a questo modulo. E voi starete chiedendo: a cosa serve? Serve perché nel caso di spettacoli grossi, immaginatevi con un elevato numero di postazioni, magari in mare, alla fine dello spettacolo, tramite semplicemente un comando dalla Master Compact, è possibile spegnere definitivamente tutti i moduli. Quindi non vanno avanti a, tra virgolette, scaricarsi le batterie per niente. Oppure, una situazione normale, diamo la certezza a tutti gli operatori che provvedono allo smontaggio dello spettacolo di accedere all'area di sparo senza avere in nessun tipo di prodotto energia elettrica, diciamo. Quindi, le configurazioni possibili di cui vi parlavo all'inizio di questo video, quali sono? Possiamo avere la master, un cavo, modulo Slim 16, uscita, altro modulo, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la situazione più basilare di tutte, ovvero collegamento dalla master ai vari moduli con il cavo. Altra possibilità, per chi non vuole utilizzare il cavo, dalla master all'area di sparo, acquista un modulo di questi da 32, lo utilizza come ricevitore radio, quindi tra la master e questo modulo nessun cavo, e da questo modulo si collegano dei cavi corti per aumentare le uscite con questi moduli Slim 16. Ultima possibilità: non acquistare i moduli Slim 16, acquistare puramente moduli a 32 tutti con il radio. In questa situazione non abbiamo nessun tipo di collegamento cavo, diciamo, tra i vari prodotti. Allora, cosa vuol dire configurazione tipica? Diciamo che io vi posso suggerire, per la mia esperienza non pirotecnica, perché sapete tutti che io non faccio fuochi d'artificio, ma ho a che fare con pirotecnici quotidianamente, quindi bene o male le richieste, i tipi di problematica le conosco da questo punto di vista. Vi posso, tra virgolette, consigliare che per tutti quelli che si stanno addentrando in questo mondo dell'elettronica per l'accensione di pirotecnica, che non hanno da svolgere abitualmente spettacoli molto grossi,
quindi gli basta un numero di canali più basso e non hanno la necessità fisica di avere un collegamento via radio, la soluzione più semplice e anche economica è appunto l'acquisto di una master, un cavo da, dico io, 50-100 metri, quello che vi serve come distanza di sicurezza, e poi un certo numero di Slim 16, potrebbero essere 5, come potrebbero essere 10, in base alle vostre esigenze. Questa è la soluzione basilare. Per chi mi chiede quanti moduli servono per fare un piro musicale, allora, chi è del settore sa che non c'è una risposta a questa domanda. Dipende da quello che dovete fare. Se fate, come ho visto in alcuni video, una sorta di accompagnamento musicale a torte e fontane, sapete che ne bastano pochissimi. Ci sono musicali in cui si utilizzano alcune centinaia di moduli, ripeto centinaia, quindi non esiste uno standard. Io posso dirvi, contro il mio interesse, che se volete fare un musicale, per quanto sia piccolo, di matrimoni, meno di, diciamo, 8 moduli di questi non ve li vendo. Non ve li vendo perché altrimenti andrei a vendervi dell'aria fritta, perché meno di così non fate niente. Quindi la partenza, diciamo che potrebbe essere un numero di 8 di questi qua per fare la base. La base significa che poi vedrete voi stessi col tempo che i canali alla fine non bastano mai. Anche chi ne ha 100 di questi moduli si accorge che non gli bastano mai. Dopodiché passiamo alla situazione leggermente successiva, ovvero sempre chi ha bisogno di fare piccoli spettacoli ma ha bisogno che la connessione sia via radio. Questo perché o per esigenze fisiche del tipo devo fare uno spettacolo in mare, non posso stendere in acqua centinaia di metri di cavo, oppure perché sono in una situazione disagiata, un castello in montagna dove fatico a arrivare col cavo, oppure ho per forza di cose una folla di persone tra me e l'area di sparo, cosa che non è che cade troppo di rado, è sotto il pirotecnico che sta più vicino, ma potrebbe succedere. In queste situazioni allora ti dico, sì, d'accordo, utilizziamo un ricevitore di tipo via radio, quindi la famosa Piromax 7 di cui parlavo prima, e poi collegamenti via cavo, tutti quelli che servono per arrivare al numero di canali che vi soddisfi. Quindi questa è l'altra situazione basilare. La situazione più invece standard, ovvero per chi fa il pirotecnico di mestiere e ha bisogno di fare spettacoli almeno mediocri, chiamiamoli così, il consiglio è di acquistare un modulo da 32 con i ricevitori radio per ogni postazione di sparo. Quindi facciamo un esempio con 3 o 5 posizioni per gli spettacoli più standard, specialmente per i tradizionali. Potreste mettere 3 moduli di questi, in modo tale da non avere nessun cavo, diciamo, lungo, dove per lungo sto parlando comunque di 20 metri, 30 metri, perché uno spettacolo comunque non è che mettete le postazioni a 200 metri l'una dall'altra. Comunque sia, non avreste nessun cavo a unire un punto a un altro punto. Quindi 3 moduli di ricezione, dopodiché con dei cavetti da, dico io, 2 metri, 5 metri, in base a quello che dovete fare, collegate i moduli Slim 16 per arrivare alle piastre per monogetti o banalmente per i mortai, in base al tipo di lavoro che dovete fare. Ultima situazione è, diciamo, abbastanza sconsigliata per i piromusicali, è molto più utile per chi fa tradizionali, quindi parliamo prevalentemente di spettacoli storici nel sud Italia, di tradizioni che ben sapete, in cui sono necessari un numero inferiore di accensioni, quindi non serve comprare 100 moduli di questi qua piccoli da 16, ma c'è la preferenza di utilizzare tutti i punti non collegati con il cavo. In questa situazione, molto banalmente, acquistate solamente moduli di questo tipo. Non c'è un limite, potete comprarne anche 500 di questi moduli. Ovviamente non è priva di senso la cosa, perché in uno spettacolo tradizionale, una volta che ne avete una decina, diciamo che si fa già un eccellente lavoro. Comunque è possibile anche fare tutto completamente senza cavo. Le differenze, diciamo che si vedono anche dal punto di vista economico, nel senso che la differenza tra un modulo di questi qua da 16 accensioni rispetto a un modulo radio da 32 come questo è parecchia. Quindi, per quello che prima dicevo riguardo ai piccoli spettacoli, di partire prevalentemente con questo tipo di moduli, perché appunto sono anche più economici da quel punto di vista, oltre a tutte le questioni di manutenzione di cui abbiamo parlato prima.
Nulla, penso di aver concluso la parte che riguarda i moduli slave. Rimane un'ultima piccola parentesi che non è riguardante né la master né i moduli slave, ovvero quello che riguarda il DMX. DMX che ultimamente si sente sempre più parlare di questo DMX, tanti sanno cos'è, tanti l'hanno sentito dire e basta. DMX non è altro che il nome di uno standard di comunicazione per effetti teatrali barra effetti speciali. Cosa significa? Che se voi volete abbinare allo spettacolo pirotecnico delle luci piuttosto che delle fiamme, piuttosto che le famose sparkular, avete la possibilità di farlo. Ovvio, non vi sto dicendo che con una centralina pirotecnica potete gestire le luci per un festival o uno studio televisivo, perché non sarebbe vero e soprattutto non avrebbe assolutamente senso, perché io adesso vi vado a spiegare che cosa può fare il sistema con il DMX, ma stiamo parlando comunque di un dispositivo per accensioni pirotecniche, per spettacoli pirotecnici, a cui volendo potete abbinare dei piccoli effetti speciali che potrebbero essere le famose fiamme, che potrebbero essere delle show piuttosto che delle Exlo, piuttosto che altra marca. Tutte vanno bene perché appunto tutte utilizzano questo standard che è il DMX, oppure appunto le sparkler che vanno abbastanza di moda nei matrimoni. Allora, il DMX è una connessione che viene messa con un dedicato sportello su questo lato della master con un connettore Canon XLR da 3 pin, quindi praticamente la stessa cosa di questo qua, ma solamente con tre connettori, con tre fori. I dispositivi DMX Piromac non li vende e non li produce, quindi se volete comprare le fiamme vi rivolgete a aziende che di lavoro distribuiscono e fabbricano questo tipo di fiamme. Quello che Piromac fa è aggiungere questo modulo, diciamo, di interfaccia all'interno della Master Compact. Quindi, con un unico programma fatto tramite un software piuttosto che l'editor, lo vedremo nei prossimi video, avete la possibilità di gestire anche l'uscita DMX. L'utilizzo è semplicissimo perché viene gestita come se fossero delle accensioni pirotecniche. Quindi voi programmate una lista di sparo che sia sui moduli da 16, che sia sui moduli da 32, quello che volete, e inserite delle linee che sono il DMX. La master automaticamente provvederà, invece che a dare un'abilitazione all'accensione pirotecnica, a dare un'abilitazione a un effetto DMX. Gli effetti DMX che possono essere utilizzati con la Master Compact sono del numero massimo di 50 canali. 50 canali sono un discreto numero per chi appunto vuole abbinare degli effetti speciali alla Master Piromac. Bene, diciamo che oggi vi ho spiegato tutte le caratteristiche viste da fuori senza accendere i dispositivi per mettere un ordine mentale a tutti coloro che non conoscevano questo tipo di prodotti. Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato, spero che le mie spiegazioni siano state esaustive e soprattutto vi do appuntamento al prossimo video. Per quale motivo? Perché andremo a vedere invece i prodotti accesi e andare a vedere come si utilizzano effettivamente. Faremo un primo video di spiegazione che sarà quello probabilmente più interessante anche per tutti quelli che sono già miei clienti, perché tanti quotidianamente utilizzano il prodotto, ma un ripasso probabilmente non fa mai male, specialmente perché vedremo in menu anche le funzioni nuove che sono state rilasciate con l'ultimo aggiornamento. Quindi vi invito a seguire il video che seguirà questa diretta, in cui appunto presenteremo queste funzionalità, faremo una sorta di ripasso e faremo vedere a chiunque quanto è semplice effettuare uno spettacolo, manuale o musicale che sia, con i prodotti di tipo Piromac. Un saluto anche a tutti quelli che hanno commentato durante questa diretta. Nulla, vi do appuntamento appunto al prossimo video, né più né meno questa diretta la potrete rivedere sulla pagina Piromac perché verrà appunto salvata. E vi auguro una buona serata. Grazie, ciao, a presto.